come i boce, anzi. Solo i più fighi potevano stare sui posti dietro. Esatto. E tu che eri piccolo, punto. Muto. Muto. E matricola. E quando avevi il parente, il cugino o qualcuno di più grande che stava dietro, che tu potevi avvicinarti un po', madonna. Eri paracula. Privilegiato fino dal primo. Comunque come da buoni privilegiati mi hanno saltato la fila con la navetta. Abbiamo fatto tutto come sempre a bomba. Speriamo. Magari ne porta da un'altra parte. Ciao. Sì. Quindi andiamo a fare qualcosa, ma non sappiamo dove andiamo. Cari amici, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video, se non mi capotto prima di arrivare alla fine. Oggi insieme a Alessio, che avete ancora visto ancora, e Francesco. Ciao a tutti. Andiamo alla ricerca del Monte Paterno, o perlomeno insomma vediamo, ma la meta vediamo sarà quella. Se non l'ha spostato è lì. No, esatto, se non l'ha spostato la cartina vorrebbe indicarci dov'è, però... Punto di domanda. È sempre un'incognita. Sì, perché ogni volta man mano che ti avvicini i rifugi si spostano, no? Quindi sono sempre più lontani, sì, dovrebbero essere sempre dietro l'angolo, ma non è mai in realtà così. No, non è così. Ragazzi, iscrivetevi al canale, like, condividi anche a quello di Alessio, mi raccomando. E sai, sempre botte, ve l'ho già detto. Sì. Partiamo per questa escursione. Fuggio Lavaredo, prima tappa. Ore 20, l'attacco della ferrata e rifugio Locatelli. Stupendo. Inizio con le gallerie. Altro che New York, queste qua sono scalini da fare per raggiungere gli skyscraper delle Dolomiti.
Guardate che spettacolo, ragazzi, veramente. Bene, non ho fatto chissà cosa in salita, però adesso stiamo ripartendo per la discesa. Veramente una cima incredibile questa, ragazzi, davvero stupendo come paesaggio e panorami. Poi avete le Dolomiti ai piedi. La foto, dov'è che vi ho fatto vedere prima la foto, si può anche avere al contrario, che secondo me è molto più interessante. Guardate, ah, che robetta, è perché non mette a fuoco, però di là è un panorama stupendo. Vabbè, comunque ragazzi, a parte gli scherzi, a parte tutte le foto instagrammabili, questo è il famoso buco da dove sì alla visuale delle tre cime, pieno come sempre di gente, però insomma dai, ci sta che sia così. Insomma, il panorama è davvero incredibile, spettacolare, guardate che figata. Bene, ora stiamo riscendendo, facendo il giro d'anello, e tra poco tramite quel sentiero andiamo verso giù al Lavaredo e poi da lì ancora al rifugio Auronto. Quindi ormai siamo addirittura d'arrivo di Occhi. Ragazzi, alla bella compagnia, grazie, sì, sì, buona giornata, sì. Attenzione, attimo, che non c'è nessuno, quindi chiudiamo qua il video. Ringrazio anche l'allegra compagnia che mi ha trovato per strada. Ciao! E vedremo prossimamente in qualche altro video, sicuramente, perché ci stiamo mettendo d'accordo per qualche altra gita. Quindi vi ricordo, loro se sono iscritti al canale, mi raccomando, fatelo anche voi, like, condividi. E ci vediamo! Esatto, e ci vediamo, ringrazio Alessio e Francesco. Ciao, e tutta la compagnia! Ciao! Ciao.